Il crollo ha riguardato il tetto di un edificio vecchio disabitato situato in via Duomo. Tegole e calcinaci sono finiti sul pavimento di quello che una volta era un appartamento. Tanta paura, un po' di apprensione, la solita preoccupazione di un centro storico che continua a sbriciolarsi. Avvertite dai residenti della zona sul posto, ieri si sono portati i vigili urbani e i vigili del fuoco del comando di Villa Seta, che giunti con una autoscala si sono occupati della messa in sicurezza dello stabile. I tecnici della protezione civile comunale hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la stabilità della palazzina. A questo punto c'è da valutare se il crollo del tetto ha aumentato i rischi di altri cedimenti. Per questo non è escluso l'intervento dell'amministrazione comunale per un'opera di consolidamento e la messa in sicurezza dello stabile, che in questo caso si dovrebbe sostituire ai proprietari nel caso in cui questi si rifiutassero di intervenire ed attuare gli interventi necessari. Secondo quanto si è appreso, il crollo del tetto sarebbe stato provocato dall'infiltrazione dell'acqua piovana. In molte zone del centro storico, come nel caso della via Duomo, come da tempo lamentano i residenti, ancora oggi si continua a parlare, ma nessuno ha provveduto ad eliminare le parti pericolanti e cominciare con interventi di bonifica di stabili vecchi e fatiscenti. Una situazione che ha portato nei mesi scorsi gli abitanti a scendere in strada per protestare contro le istituzioni, con tanto di cartelli e manifesti. Protesta che si è fatta più accesa in occasione della festa del patrono di Agrigento San Gerlando, ma i sopralluoghi dei tecnici dell'ufficio della protezione civile comunale nel centro storico hanno cadenza quasi quotidiana. Il rischio di crolli ha costretto il sindaco Marco Zambuto a firmare le prime ordinanze di sgombero per alcune famiglie. È successo in via Santa Maria da Greci e nel cortile Madonna della Neve.